In principio Dio creò il cielo e la terra. Or la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E Dio disse sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e separò la luce dalle tenebre. Visioni suggestive offre la natura nei suoi multiformi aspetti. Spaziando con lo sguardo e soffermandolo su oasi di rasserenante idilliaca pace, l'occhio si rallegra e lo spirito si allieta, partecipe della grandiosità del creato, rapito dalla maestosa armonia dell'infinito. Ma se all'improvviso tutto ciò venisse come da una oscura, densa cortina di nubi, occultato per sempre alla vista, ci troveremmo atterriti e sperduti, avvolti da una tenebra senza fine, ma non senza speranza. Un raggio di luce, nella notte perenne dei suoi compagni di sventura, venne portato da Louis Braille, che nello scorso secolo realizzò quel geniale sistema di scrittura in rilievo, ancora oggi universalmente adottato, che rese possibile la stampatura di libri e di spartiti musicali. Nonostante i rapidi progressi ben presto realizzati dai ciechi, si continuò tuttavia, per lungo tempo ancora, a credere che essi potessero dedicarsi solamente a poche e ben limitate attività. Questa opinione, così lontana dalla realtà, doveva durare sino all'epoca del primo grande conflitto mondiale. Il turbine della guerra, dal quale tanti uscirono irrimediabilmente menomati della vista, ripropose alla società, in tutta la sua drammatica urgenza, la necessità di risolvere il problema della restituzione dei ciechi ad una vita di lavoro e alla loro dignità di uomini. Ai nostri giorni, che segnano il trionfo della meccanizzazione in ogni settore dell'industria, si assiste così al prodigio dei ciechi che si applicano con destrezza ammirabile
a lavori della massima precisione. Ciò è reso possibile dal fatto che essi, tolti sin dall'infanzia, dall'isolamento nel quale sarebbero stati altrimenti relegati, vengono iniziati, in appositi istituti, ad una vita in contatto con i loro simili. E ben presto la naturale vivacità, propria dell'età, trova un libero sfogo nei giochi e pare che il sole, che essi non possono vedere, li illumini interiormente, tale è la radiosità dei loro sorrisi. Nelle scuole, per merito dell'intelligente e appassionata opera di valenti insegnanti, si recupera alla vita dell'intelletto anche chi, oltre ad essere cieco, è anche sordomuto. Come questa bimba, che dopo aver ricevuto la dettatura sul palmo della mano, scrive in braille. Ognuno sceglie poi, secondo una propria inclinazione, l'attività nella quale specializzarsi, che spesso non è tra le più facili, per mettersi così in grado di conquistare un proprio posto nel mondo. Ecco i ciechi in una scuola di dattilografia, attenti, precisi, veloci. Pare quasi che la loro infermità sia stata superata, travolta dal ritmo frenetico scandito dalle tastiere. Così gareggiano in velocità anche nella scuola di stenotipia, una delle più recenti innovazioni che, consentendo di stenografare a macchina, offre loro la possibilità di dedicarsi ad una attività ad essi fino ad ora preclusa. I ciechi possono quindi essere proficuamente impiegati come stenotipisti laddove è necessario fissare sulla carta, per le varie esigenze della dinamica vita moderna, il rapido fluire delle parole. Come dattilografi in uffici commerciali, ove solamente contano l'alacrità ed il rendimento. Ed in altre disparate attività, che vanno da quella ormai tradizionale di massaggiatore a quelle più recenti del radiotecnico, e di centralinista telefonico. Occupazione questa che, forse più d'ogni altra, rende partecipe il cieco della vita intensa e febbrile della nostra epoca. Alla società, incerta e dubbiosa, i ciechi portano un messaggio di speranza, di fede e di certezza nell'avvenire. Il loro esempio sia di guida e di incitamento a tutti gli uomini di buona volontà che desiderano sinceramente l'avvento di un migliore domani,
non più dominato dal sospetto e dal timore, ma illuminati dalla serena fiducia e dalla concordia degli animi.